idrauliche che come al solito danno un cenno alle due brigatesti. Ora, consideriamo una generica turbina a reazione tipo Francis ad esempio, come quella che è rappresentata qui sulla slide, una macchina asso radiale, compare a doppia curvatura, centripeta fondamentalmente. Il flusso va dalla periferia verso il centro della macchina. Consideriamo quella che è una sezione meridiana, consideriamo quella che è una, diciamo, una sezione intrapalare, anche se in realtà trattandosi di pale doppia curvatura vediamo che il flusso all'ingresso ha direzione prevalentemente radiale più l'ingresso della girante più una componente periferica. L'uscita della macchina la direzione è prevalentemente assiale, quindi in realtà i triangoli delle velocità all'ingresso e all'uscita dei condotti rotorici giacciono su piani differenti. Quindi questa vista potremmo interpretarla come una sorta di proiezione della sezione meridiana su un piano ortogonale all'asse. In realtà pare a doppia curvatura, abbiamo la difficoltà che le velocità, sia le assolute sia le relative, hanno sempre una componente sia radiale che assiale diversa da zero oltre a quella tangenziale. Ora, se vogliamo descrivere la caratteristica della macchina, come al solito ci conviene partire da quello che è il lavoro di Pareto-Curie. Da un punto di vista generico, quindi, facciamo riferimento alla relazione di Euler, alla formulazione diretta, schematizziamo, facciamo le solite ipotesi a cui ormai siamo abituati, quindi flusso monodimensionale, condizioni stazionarie. In questa trattazione elementare dello stadio consideriamo anche il flusso congruente alla pala, quindi congruenza tra gli angoli cinematici e gli angoli geometrici. Questo significa che la geometria dello statore determina l'angolo alfa con 1, la geometria del rotore determina l'angolo beta con 1. Torniamo, assumiamo congruenza angolo cinematico e angolo geometrico. Quindi al variare delle condizioni, anzi, geometria dello rotore, scusate, determina l'angolo beta con 2, non beta con 1, secondo la nostra rappresentazioni solite. Quindi fondamentalmente blocchiamo l'angolo alfa con 1 e l'angolo beta con 2 dei nostri triangoli delle velocità. Nelle condizioni di progetto, la nostra turbina, proviamo a rappresentare quello che potrebbe essere un triangolo delle velocità all'ingresso della girante, quindi C con 1, W con 1, U con 1. In condizioni di progetto, in realtà, C con 2 sarà ortogonale alla velocità U con 2. Questo è l'angolo beta 1, questo è l'angolo alfa 1. Come abbiamo fatto per le turbine termiche, per le pompe, non è per tutto, abbiamo fatto diverse volte, possiamo esplicitare il lavoro di palettatura sulla base di quelli che sono i triangoli delle velocità in funzione della portata elaborata dalla macchina e volendo della velocità di rotazione, tenendo conto di quelle che sono le sezioni di passaggio, le dimensioni caratteristiche del bordo d'ingresso e del bordo d'uscita della nostra girante, noi facciamo i conti, abbiamo già fatti per altre tipologie di macchine, alla fine il lavoro di palettatura possiamo esprimerlo ad esempio secondo questa forma. Dipenderà come al solito dalla geometria, da questi angoli alfa con 1 e beta con 2 che riteniamo bloccati per gli angoli geometrici per una segnata macchina, quanti assumiamo la congruenza tra flusso e pale, dipende dalla velocità U con 2,
In questo caso il lavoro di palettatura è stato riferito alla velocità al bordo di uscita della girante. Facciamo sempre riferimento per tutte le grandezze al bordo di uscita. Quindi introduciamo la componente meridiana della velocità al bordo 2 per C1M. Possiamo facilmente adimensionalizzare questa espressione ottenendo in realtà una relazione che già abbiamo ottenuto per le turbine termiche, identica, assegnata alla velocità della macchina, adimensionalizzando il coefficiente di lavoro adimensionale varia linearmente con il coefficiente di flusso meno 1. Quindi se riportiamo in un diagramma il coefficiente di lavoro rispetto al coefficiente di flusso, K sarà una costante che dipenderà dalla geometria della macchina. Abbiamo un coefficiente di lavoro nullo quando il coefficiente di flusso φ con 2, ripeto, stiamo utilizzando i piedi C2 perché i parametri dimensionali li stiamo riferendo alla sezione di scarico. Φ con 2 sarà uguale a 0 quando φ con 2 è pari a 1 su K, dopodiché il coefficiente di lavoro cresce in maniera lineare con il coefficiente. Ora, cerchiamo di capire quello che può essere il rendimento della nostra macchina e da cosa dipende. Abbiamo visto ieri, nella lezione scorsa, che in realtà il lavoro che noi otteniamo dalla nostra macchina, il lavoro di palettatura, è pari al lavoro ideale specifico che mettiamo a disposizione della macchina, tanto idroelettrico classico, G per il salto motore duttile, meno una serie di perdite. Queste perdite consistono in perdite in degradazione di energia meccanica che abbiamo nel diffusore, nella girante, nel diffusore, nella girante e nel distributore, cioè nei condotti statorici, condotti rotorici e nel tubo diffusore che otteniamo parte integrante della macchina secondo i ragionamenti che abbiamo. Più un'altra perdita di palettatura da considerare in realtà è proprio l'energia cinetica che abbiamo allo scarico della macchina. Se intendiamo il diffusore parte integrante della macchina, quindi facciamo riferimento a quella che ieri abbiamo chiamato C3, la velocità alla sezione di sbocco in realtà del nostro tubo diffusore. E quella è l'energia cinetica che effettivamente abbiamo perso. Nei diagrammi che abbiamo esaminato ieri, difatti, il lavoro di palettatura alla fine ci veniva in conto GH con U meno C3 4 mezzi meno le degradazioni di energia meccanica che abbiamo attraverso. Ora esaminiamo questi vari termini. Per quanto riguarda il distributore, fondamentalmente abbiamo le perdite dovute agli stati liberi, interazione fluido per rete. Dipendono queste perdite dalle proprietà del fluido, dipendono dalle velocità, in particolare dal quadrato delle velocità di attraversamento. In questo caso, quindi, come abbiamo già fatto per altre tipologie di macchine, possiamo ritenere questo termine RB proporzionale al quadrato della velocità di attraversamento, che è il fluido, all'interno dei condotti statorici, ossia proporzionale al quadrato delle portate, avendo fissato le sezioni di passaggio, avendo fissato quella che è la portata che la macchina elabora. Particolare, macchina a fluido incomprimibile, facciamo riferimento alla portata volumetrica. Quindi di sicuro questa RD la potremo ritenere proporzionale a Q al quadrato, portata volumetrica al quadrato. Per quanto riguarda la girante, perdite di palettatura sono di due tipi. Sempre abbiamo l'interazione tra il fluido e le pareti dei condotti rotorici. Il primo tipo, ancora una volta,
lo potremo ritenere il primo tipo di perdite che abbiamo all'interno della girante, le potremo ritenere proporzionali ancora una volta al quadrato della portata volumetrica. Dopodiché sappiamo che noi nel punto di progetto tenderemo a far sì da minimizzare quelle che sono le perdite di imbocco che abbiamo quando il fluido entra all'interno dei condotti orologici, cercando di far lavorare la macchina in condizioni di incidenza ottimale. Purtroppo, facciamo riferimento, vediamo che questi sono i triangoli delle velocità che fanno riferimento appunto alle condizioni di design, in cui per l'appunto lo scarico è assiale. Se varia la portata volumetrica, ad esempio diminuisce, significa che diminuisce quella che è la componente meridiana delle velocità, sia all'ingresso che all'uscita, come al solito discorso che abbiamo fatto l'altra volta. La C1 si riduce, abbiamo una C1'. La U in realtà è sempre la stessa. La W1 diventa una W1', condizione di funzionamento di macchina regolata. Se quindi la pala era stata disegnata, la pala rotorica, per ricevere in questo caso una velocità, un flusso relativo diretto perpendicolarmente alla velocità periferica U, vediamo che viene a sorgere un'incidenza dovuto al fatto appunto che l'angolo alfa con 1 è bloccato, pari all'angolo alfa 1 geometrico, quindi alla C con 1 ha sempre la direzione imposta da quello che è il disegno del prodotto statorico. Quindi sorge incidenza tra flusso e pala, quelle che abbiamo chiamato genericamente perdite di urto, non legata alla resistenza di ordine supersonici, ovviamente qui abbiamo macchine idrauliche, non abbiamo di queste problematiche, ma appunto ogni urto flusso pala, o meglio incidenza tra flusso e pala. In questo caso, come già abbiamo fatto, le perdite dipendono in realtà dalla differenza tra la velocità che noi abbiamo al punto di progetto, in corrispondenza del quale abbiamo in bocco tra virgolette perfette, e quindi potremmo dire perdite di urto minime o all'incirca pari a zero, e quella invece che è la velocità che si instaura. In realtà, se vi ricordate, dicemmo che dipendevano dalle differenze tra le velocità che abbiamo tra le condizioni di design e le condizioni effettive di funzionamento. Fondamentalmente, come abbiamo già fatto in passato, queste perdite di urto possiamo ritenerle proporzionali alla differenza tra la portata elaborata nelle condizioni di progetto, la portata elaborata nelle condizioni effettive, e questa differenza elevata al quadrato. Quindi le perdite di palettatura nella girante, abbiamo un tipo che dipende dal quadrato della portata volumetrica, un secondo tipo, quelle di urto, che si sviluppano in condizioni di half design, proporzionali al quadrato della differenza tra la portata effettiva di funzionamento e quella di design. Per quanto riguarda le degradazioni di energia meccanica all'interno del tubo diffusore, ancora una volta abbiamo interazione tra flusso e un condotto fisso, abbiamo le perdite dovute agli stati limiti, e ancora una volta queste perdite le possiamo ritenere proporzionali al quadrato della portata. Vediamo infine alle perdite legate al fatto che il fluido che viene scaricato dalla girante, quindi poi dal tubo diffusore, ha una sua velocità, C2 in uscita dalla girante e C3 in uscita dal tubo diffusore. Ora, in generale, noi dobbiamo considerare l'energia cinetica scaricata dalla macchina, quindi la C3 è 4 mezzi. Okay? Questa C3 può avere una componente in realtà meridiana,
e una componente periferica. Ora, nelle condizioni di design, abbiamo detto, noi progettiamo la macchina in maniera da avere uno scarico assiale, quindi la C2U è pari a 0, anche la C3U nelle condizioni di design sarà pari a 0, cioè il tubo diffusore che fa riceve un flusso caratterizzato da una certa C2 all'ingresso, che ha componente solo assiale, diretta lungo l'asse di quello del tubo diffusore, la rallenta allo scarico del tubo diffusore, noi avremo soltanto una C3M, non avremo una C2M, non avremo nessuna componente periferica. Però quando siamo in condizioni di nuovo di off-design, torniamo al caso dei nostri triangoli delle velocità, la componente meridiana non vale soltanto all'ingresso, ma vale anche all'uscita. Questa volta quello che è fissato è l'angolo beta 2, quindi l'angolo di uscita del condotto rotorico, dell'apertatura rotorica. Quindi, se la U è costante, in off design noi abbiamo una velocità C2' allo scarico della girante, caratterizzata sia da avere componente meridiana ovviamente dipendente dalla portata che si deve elaborare e dalla sezione di passaggio che la macchina mette a disposizione, sorge anche una componente periferica C2U che poi ci ritroveremo allo scarico del tubo diffusore. Sostanzialmente abbiamo il fluido percorrendo il nostro tubo diffusore che percorrerà delle traiettorie liquidate. Per cui la C3 avrà componente sia meridiana sia periferica, dovuto al fatto appunto che allo scarico della girante, alla sezione 2, abbiamo sia una componente meridiana, e questo è normale per consentire l'attraversamento della macchina, sia sorge una componente periferica dovuta alle condizioni di funzionamento in off design. Ancora una volta, quindi allo scarico del tubo diffusore avremo una perdita di energia cinetica, la C3 quadro, quindi ci sarà data da una C3M al quadrato più una C3U al quadrato, l'energia cinetica effettivamente persa allo scarico del diffusore. La prima componente è ovviamente proporzionale alla portata volumetrica, quindi l'energia cinetica persa è proporzionale al quadrato della portata volumetrica. La seconda componente sorge ancora una volta quando la portata volumetrica effettiva è differente da quella di design. Possiamo esprimerla come pari a questa differenza tra le portate elevata al quadrato. Cioè in realtà la componente periferica cresce in maniera lineare man mano che la portata volumetrica di funzionamento si allontana di quella di design. Quindi il quadrato di questa componente periferica dipende da quella differenza tra le portate volumetriche elevate al quadrato. In sostanza, almeno in questa analisi elementare che stiamo facendo, tutte quante le perdite che fanno sì che il lavoro di palettatura ottenuto sia minore del lavoro ideale specifico che mettiamo a disposizione della macchina, tutte queste perdite dipendono o dal quadrato della portata o dal quadrato della differenza tra la portata effettiva e quella di design. Raggruppiamole insieme, quindi avremo genericamente una R con A, ho segnato io nella slide, somma delle perdite nel distributore più le perdite del primo tipo che abbiamo nella girante, più le perdite che abbiamo nel diffusore, più le perdite legate all'energia cinetica associata alla componente meridiana della velocità all'uscita del tubo diffusore. Tutte ciò possiamo ritenerle proporzionali tramite un fattore K con A,
possiamo ritenere che variano tramite un fattore K con A con il quadrato della portata volumetrica elaborata dalla macchina. Il secondo tipo di perdite, qui sono indicate con R1, secondo tipo di degradazioni che perdite che abbiamo per urto all'interno dei condotti rotorici e fondamentalmente energia cinetica persa allo scarico per il fatto che la velocità non è puramente assiale ma abbiamo anche una componente periferica, le riteniamo proporzionali appunto alla portata volumetrica effettiva meno quella di design elevata al quadrato. Se adimensionalizziamo, passiamo dalle portate volumetriche ai coefficienti di flusso dividendo tutto per la velocità periferica al quadrato, quindi abbiamo che le perdite dipenderanno o dal quadrato del coefficiente di flusso o dalla differenza tra il coefficiente di flusso effettivo e quello di design elevato al quadrato. Il rendimento di palettatura, a questo punto lo esprimiamo come lavoro di palettatura fatto Y, ossia lavoro di palettatura più le perdite che abbiamo trovato prima. Adimensionalizziamo, dividiamo numeratore e denominatore per 1 con 2 alla seconda, troviamo il coefficiente di lavoro psi con 2 che ci siamo rivelati prima. Qui con R abbiamo la totalità delle perdite che abbiamo diviso appunto in due parti. Bene, questo è l'andamento lineare di psi con 2 coefficiente di lavoro al variare del coefficiente di flusso. Detto abbiamo due tipologie di perdite, queste sono le tipologie di perdite che crescono sempre con il quadrato della portata, ossia con il quadrato del coefficiente di flusso. Queste in verde sono indicate le perdite invece che dipendono da quanto la portata di funzionamento differisca da quella di design, quindi io l'ho rese nulle al punto di design, che ho supposto essere queste, in realtà sappiamo che lì sono minime, in realtà non sono esattamente nulle, poi in maniera qualitativa hanno un andamento parabolico di questo genere. Sommiamo a psi con 2 queste perdite adimensionalizzate, otteniamo la curva in viola. Il rapporto tra queste due curve ci dà l'andamento del rendimento di palettatura, che sarà massimo in corrispondenza delle condizioni di design, dopodiché tenderà a decrescere anche abbastanza velocemente, in realtà quando ci spostiamo dalle condizioni di design, perché appunto cominciano a lavorare in maniera pesante le perdite tra virgolette del secondo tipo, ossia quelle che sono state indicate con R1. Cominciano a sorgere sia perdite per urto all'imbocco dei condotti rotorici, si comincia a avere una grossa liquida di energia cinetica persa allo scarico della macchina, perché per l'appunto sorge una componente periferica allo scarico della girante. E abbiamo visto ieri quanto, soprattutto quando parliamo di turbine a reazioni piuttosto veloci, caratterizzate da elevata velocità specifica nelle condizioni di design, quanto questa energia cinetica persa allo scarico vada a incidere negativamente su quello che è il funzionamento della macchina. Tanto è vero che siamo costretti a ricorrere a un tubo di fuga. In realtà le nostre turbine idrauliche sono macchine che, se consideriamo le variabilità stagionali legate sia al salto sia alla portata, che possono riguardare sia il salto che la portata a seconda del tipo di impianto, sono macchine che spesso si trovano a funzionare in condizioni di fuori progetto. Quindi il progettista si deve preoccupare in qualche modo di consentire di effettuare una buona regolazione della macchina. Quindi si deve preoccupare di permettere alla macchina di funzionare con buona efficienza di conversione, in realtà anche quando siamo in fuori progetto, ad esempio la portata è molto lontana dalla portata, è significativamente lontana da quella che è la portata del progetto.
Per questo motivo, praticamente tutte quante le turbine a reazione montano dei distributori di tipo Finck, cosiddetti di tipo Finck, che sono distributori che hanno le pale orientabili. La voltatura statorica del distributore è orientabile, cioè l'angolo alfa con 1 geometrico può essere cambiato al cambiare della portata di indirizzo, cercando in questo modo di adeguare quelli che sono gli angoli cinematici di adeguare alle portate lavorate, sostanzialmente cercando di minimizzare quelle che sono le perdite di urto all'ingresso dei prodotti rotorici. Ora, l'ideale sarebbe riferimento a questa condizione, l'ingresso dei condotti rotorici, se alfa con 1 lo ritengo fissato pari a un certo all'angolo determinato appunto dalle pale statoriche, sorge un'incidenza, sorgono le perdite di urto all'ingresso dei condotti. L'ideale sarebbe poter variare l'angolo alfa con 1 d'ingresso con cui il flusso esce dai condotti statorici, in maniera da riportare la velocità relativa W1' in condizioni di regolazione, riportarlo in questo caso assiale, coincidente con quella che è la velocità relativa per cui è stato progettato in realtà il condotto rotorico. In realtà è impossibile fare una cosa del genere, di fatti. Perché se la velocità U è costante, in genere lo è perché gli impianti idroelettrici è vincolato al tipo di alternatore che è collegato alla turbina e quindi deve essere regolarmente costante, facile rendersi conto se voglio riportare la W1 alla direzione originale. Facile rendersi conto, componendo con la stessa U, che la C1' che dovrei avere in uscita dal distributore in condizioni regolate, con il nuovo angolo alfa con questo nuovo angolo alfa 1', in realtà dovrebbe essere più piccola della C1 da cui sono partito. In realtà le pale del mio distributore cosa fanno? Vedete, lo vedete rappresentato qui, possono essere calettate, quindi possono sì ruotare attorno a quest'asse tramite l'azionamento realizzato da questo meccanismo. Fondamentalmente quindi ruotando cambiano l'angolo alfa con 1, ma cambiano anche la sezione di passaggio. Il loro scopo in realtà è proprio questo, è andare anche a regolare quella che è la portata elaborata dalla macchina. Quindi dalla condizione di massima apertura, ad esempio, la sezione retta di passaggio va a diminuire man mano che la pala statorica viene fatta ruotare, fino addirittura avere sezione di passaggio praticamente zero o proprio uguale a zero in caso di chiusura del distributore. In questo serve anche a impedire poi il passaggio dell'acqua attraverso la nostra turbina quando questa deve essere fermata, ad esempio, per manutenzione. Ora, quindi, man mano che la sezione retta di passaggio viene fatta diminuire, in realtà la variazione percentuale di portata che andiamo a realizzare e a ottenere è minore della variazione percentuale
della sezione di passaggio che abbiamo attuato. Difatti, supponiamo che in condizioni di design appunto abbiamo una certa C con 1 pari a quella che è la portata di design fratto la sezione di passaggio A con 1, la sezione retta di passaggio che caratterizza il nostro distributore. Facciamo ruotare un po' le pale statoriche andando a ridurre questa sezione di passaggio, otteniamo una certa C1' in uscita dal distributore che avrà una direzione differente e avrà un modulo pari alla variazione della portata volumetrica che abbiamo ottenuto appunto riducendo un pochino la sezione di passaggio A con 1. Riduciamo la sezione di passaggio, aumentano le perdite di carico, fisicamente diminuisce la portata volumetrica che passa attraverso i nostri condotti statorici. Se mettiamo in evidenza qui otteniamo una relazione di questo genere. Messo in evidenza la portata volumetrica al numeratore, la sezione di passaggio di riferimento al denominatore. In condizioni regolate, la C1' sarà pari a Q punto su A1, ossia proprio la velocità C con 1 che abbiamo in condizioni, tra virgolette, in condizioni di design. Per 1 meno, ve la riscrivo bene, passando ai termini le differenze finite, ora in realtà la variazione percentuale di portata che ottengo andando a ridurre la sezione di passaggio è minore rispetto appunto alla variazione percentuale della sezione stessa. Devo ridurre di un 10% la sezione di passaggio per ottenere un 6-7% di riduzione della portata volumetrica. L'andamento purtroppo non è lineare. Quindi in realtà, se questo termine è più piccolo di questo, tutta questa frazione mi dà luogo a un numero maggiore di 1. Quindi in realtà quando vado a regolare, riduco la sezione di passaggio, riduco la portata volumetrica che sta passando attraverso il mio condotto, ma la velocità del fluido assoluto in realtà un pochino aumenta. Difatti quindi non riesco mai a riportare la W1' esattamente alla stessa direzione che aveva la W1 nelle condizioni di design. Utilizzo il distributore finito per regolare la macchina e per cercare di ridurre queste perdite di incidenza, ma in realtà queste un pochino ci saranno sempre. Tra l'altro, se noi stiamo supponendo il flusso congruente alla pala, e in prima approssimazione questo può essere accettabile, almeno per le turbine Francis, non velocissime, il distributore Fink mi aiuta a ridurre quelle che sono le perdite di incidenza all'ingresso delle pale rotoriche, ma non va a influire sulla situazione che si crea allo scarico. Quindi in realtà quelle perdite di energia cinetiche che sono aggiuntive legate al fatto che in off design sorge una componente periferica delle velocità, su questo questo distributore non può nulla. Tutto questo per dire che vi ho riportato sulle slide un esempio di distributore con vedete,
interni attraverso i quali andranno a ruotare quelle che sono le varie statoriche in maniera da poter orientare il flusso in ingresso alla nostra girante. Tutto questo per dire quindi, sì, io posso andare a utilizzare un distributore finché si valide in tutte le turbine idrauliche che ho utilizzato per migliorarne, per consentirne la regolazione prima di tutto e per migliorarne anche le condizioni di funzionamento di off design. Però devo aspettarmi che il rendimento che ottengo quando la macchina è regolata comunque sarà minore di quel del rendimento che avevo in condizioni di off design. Che comunque non riesco in genere a annullare completamente le perdite per incidenza e non faccio nulla, faccio poco, praticamente le perdite che ho di energia cinetica allo scarico non sono insensibili a questo tipo di approccio. Difatti per ogni grado di apertura del distributore posso ricavarmi diverse curve del rendimento in funzione del coefficiente di flusso. Cioè, queste curve vengono ricavate fondamentalmente mettendo in prova dei modelli di cui dimensioni sono definite attraverso l'analisi della similitudine che abbiamo fatto all'inizio del corso. Quindi mettendo in prova un modello che funzioni nei punti corrispondenti a cui poi dovrà funzionare invece la nostra macchina effettiva, ricavando per ogni angolo di apertura del distributore una certa curva di rendimento, questa è quella che si ottiene per le condizioni di design e questa è quella che si ottiene quando alfa con 1 è diverso dalle condizioni di design, e poi ricavando per il sviluppo una curva di funzionamento ottimale. Quindi ci darà in funzione del coefficiente di flusso o della portata a cui dovrà funzionare la turbina Francis, ci darà quella che è l'angolo di apertura ottimale per il distributore per quella portata, da utilizzare per quella portata. Abbiamo visto ieri che man mano che la velocità specifica cui è destinata a funzionare la nostra macchina cresce, l'energia cinetica che andiamo a scaricare, che andiamo a perdere dal tubo diffusore diventa, che andiamo a perdere, che non andiamo a sfruttare nella nostra macchina, diventa via via più importante. In realtà questa condizione, quindi il fatto che quando andiamo a prendere in considerazione oltre alle turbine Francis anche le turbine Telica, queste diventano sensibilissime all'esistenza di una componente periferica allo scarico della girante, che poi ritroveremo allo scarico del tubo diffusore, proprio perché le turbine Telica sono quelle destinate a girare alle velocità, a funzionare alle velocità specifiche più alte. Quindi dove quel coefficiente che ieri abbiamo chiamato coefficiente di velocità allo scarico diventa sempre più alto. Inoltre, per la loro forma, abbiamo un profilo idrodinamico emesso dalla corrente, una corrente di acqua in questo caso, sono comunque anche molto sensibili anche a quel poco di incidenza che possiamo avere, nonostante l'utilizzo di un distributore Finck, che possiamo avere all'ingresso dei condotti rotorici. Se consideriamo una turbina Telica tal quale con un distributore Finck, questa è comunque una macchina che quando la portata si discosta da quella di progetto vede cadere repentinamente, ad esempio con un andamento di questo genere, vede cadere repentinamente quello che è il suo rendimento. Quindi sono macchine magari anche molto efficienti nel punto di design, ma appunto per l'insorgere della perdita di energia cinetica allo scarico, per la sensibilità spiccata che hanno per quanto riguarda l'incidenza del flusso in ingresso, sono macchine che appena ci spostiamo dalle condizioni di progetto cadono repentinamente in terra per quanto riguarda la loro efficienza, anche utilizzando un distributore a pale calettante. Se la turbina elica è
destinata a funzionare in condizioni di regolazione, quindi se non vogliamo pagare dazio per quanto riguarda la sua efficienza, c'è poco da fare, bisogna ricorrere a un dispositivo tale che permette in realtà di orientare non solo le pale statoriche del distributore, ma orientare le stesse pale rotoriche della girante, cercando fondamentalmente quindi di variare l'angolo geometrico beta 2 in maniera in primis di riportare lo scarico in direzione assiale, quindi di annullare la componente periferica C1 e inoltre anche cercando di ridurre quelle che sono le perdite di incidenza. Difatti, quindi, le turbine ad elica di tipo Kaplan sono turbine che alloggiano all'interno del loro mozzo un dispositivo che permette di orientare le pale rotoriche, cambiando difatti quello che è l'angolo beta 2, oltre che l'angolo beta 1 d'ingresso. Per cui, vedete, la turbina potrà funzionare a vari angoli di calettamento delle pale rotoriche beta, in più ci aggiungiamo anche il calettamento delle pale statoriche. Vedete, su ognuna di queste curve è misurata per un certo angolo di calettamento delle pale rotoriche a angoli di calettamento delle pale statoriche differenti. Abbiamo una doppia regolazione, possiamo agire sia su alfa che su beta. Per beta uguale 30 gradi la massima efficienza di funzionamento della turbina, in questo caso ce l'abbiamo anche quando l'angolo alfa con 1 è pari sempre a 30 gradi. Regolazione della portata, massima efficienza ce l'abbiamo quando la pala rotorica viene ruotata e beta 2 diventa 25 gradi, con un angolo del flusso in uscita dalla pala statorica alfa con 1 pari a 28 gradi, e così via. Agendo su questa doppia regolazione, che a questo punto dovrà essere sincrona, di un po' chiudo il distributore e di un po' ruoto la pala rotorica, e così via, ottengo una curva di funzionamento che di fatti è molto piatta, praticamente insensibile a quella che è la variazione della portata volumetrica. Difatti, se la turbina ad elica a pale fisse è una turbina che è sensibilissima alle variazioni di condizioni di funzionamento, qui potete leggere variazioni di portata in questo diagramma, rendimenti superiori al 90% nel punto di design, dopodiché crollo quando la portata si allontana da quello che sono le condizioni di funzionamento dal punto di progetto. La turbina Kaplan, questa rossa, grazie all'adozione di questa doppia regolazione, in realtà è una macchina che diventa quasi insensibile alla regolazione. Qui sono confrontate appunto quelle che sono delle generiche curve di rendimento al variare della potenza per elica a pale fisse, turbina cava, quindi elica in realtà a pale regolabili, Francis, anch'essa grazie alla riduzione del distributore Fink è piuttosto piatta come curva del rendimento, Patton, proprio per il suo modo di funzionare le velocità sono sempre parallele alla velocità periferica, difatti la Pelton proprio di suo è quasi insensibile alle variazioni di portata. E alla fine otteniamo comunque tre macchine idrauliche, tutte e tre effettivamente molto molto versatili, ben disponibili alla regolazione di potenza, anche quando funzionano al numero di giri rigorosamente imposto dal tipo di alternatore che devono muovere. Qui vi ho riportato anche una serie di belle, ok, che in realtà utilizzeremo poi nell'esercitazione, quindi ci torniamo sopra più avanti. Normalmente, proprio per consentire la regolazione, buone immagini di regolazione,
le turbine non vengono mai progettate con riferimento al punto di massima potenza, quindi ad esempio fissiamo il salto, il punto di massima portata elaborata, la condizione di massima portata elaborata, ma in genere le si progetta per una portata un po' inferiore, proprio per dar modo poi alla macchina di essere regolata in maniera efficiente sia quando la portata aumenta sia quando la portata invece diminuisce rispetto a quella di design. In questo senso, in genere, le turbine Francis presentano un massimo di rendimento all'incirca all'80% della loro portata, all'80% della portata massima. Le turbine Cavro un po' più basso, ma la curva in realtà è tutta quanta più piatta, al 60% della portata massima. Qui per completare, vi ho riportato qualche altro diagramma statistico e qualche altra definizione del campo di turbine idrauliche, che si utilizzano tanti parametri adimensionali, a volte anche in realtà non adimensionali. Trovate altri diagrammi e ve ne ho riportato qualcuno in aggiunta a quelli classici che utilizziamo di solito, che possono essere utili ad esempio nel predimensionamento della macchina, come al solito, andare a individuarne quelle che sono le dimensioni caratteristiche principali. Qui numero di pale, come avviene sempre, all'aumentare della velocità specifica il numero di pale tende a decrescere. E su questo ci torniamo anche dopo.